Ciao a tutti, sono Lek e vi do il benvenuto a Lek's Plate Outlast. Allora, come forse alcuni di voi sapranno, questo non è il mio primo video come Let's Play, ma è già da circa un annetto che ho iniziato a fare video di questo tipo su YouTube. Però questo è il primo video in italiano. Ho deciso di provare a iniziare a fare qualche video in italiano perché comunque la mia lingua madre è una lingua che comunque mi piace ovviamente e per provare a fare qualcosa di nuovo, per provare anche una dimensione ancora più spontanea. Nei miei video in inglese sono comunque spontaneo e le mie reazioni sono genuine, però chiaramente dovendo parlare, commentare e reagire in una lingua straniera c'è comunque un minimo di differenza, ecco. Per questo primo esperimento ho scelto Outlast, che ho recentemente, grazie a Humble Bundle, sono riuscito a ottenere gratis. E come forse avrete notato, in basso a destra dell'immaginina della mia faccia c'è una specie di quegli affari che registrano la frequenza cardiaca. Frequenziometro? Può essere? Non lo so. In ogni caso, quella è effettivamente sono effettivamente le mie pulsazioni in qualsiasi momento. È un aggeggino che ho recentemente ottenuto e lo sto testando un pochino. In ogni caso, bando alle ciance e andiamo dritti dentro Outlast. Proviamolo difficile. Mi cagherò in mano in una maniera terrificante. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. Vesti i panni di Miles Upshur, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno, sempre pronto a rischiare il tutto per indagare su casi impossibili. Stai cercando di svelare l'occulto segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più a lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dentro gli orrori di Mount Massive, dietro agli orrori di Mount Massive, hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Iniziamo benissimo! Ok. Il commissario del Dipartimento per l'Agricoltura Salazar ha affermato che i cambiamenti climatici sono a causa del comportamento del bestiame e ha invitato gli allevatori a un seminario che si terrà questo fine settimana sulla... Se stasera fate tardi potrete vedere degli elicotteri volare a bassa quota vicino a Silverstone e Leadville. La guardia forestale di Arafau roverà la zona per tabellare. Scusate. Mount Massive Asylum. Manicomio. Bello il manicomio. Mannaia porca. Ok. Documenti. 17 settembre 2013. Oggetto info attività illegali nella clinica psichiatrica Markov. Non mi conosci. Devo fare in fretta. Forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico della clinica psichiatrica Markov di Mount Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me, quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono delle cose orribili. Non riesco a capire. Anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli della Markov fanno i soldi. I soldi, sì, ho detto soldi. Saldi. Devono saperlo tutti. Ok. Batterie. Telecamera.
E andiamo. Ok. Night vision e quant'altro. Chiavi della macchina, chiudo la macchina. No. Troppa sbatta. Gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo taccuino da reporter, tab, che contiene tutte le note N e i documenti raccolti J. Quindi taccuino, note e documenti. Ok. Allora, iniziamo un attimo guardando un po' cosa ci può essere qui, perché non c'è un caspio di nessuno nel casottino della sicurezza, non lo so, ma vabbè. Non sono fatti miei. Per aprire con un colpo la porta, premi pulsante sinistro del mouse. Per aprire lentamente, tieni premuto pulsante sinistro del mouse, immagino. Sì. Beh. Sinistro, io ovviamente premo il destro. Ok. Evento registrato. Una nota è stata portata dal tuo taccuino reporter. Premi N per leggerla. Manicomio di Mount Massive. Solo guardare questo posto mi viene il vomito. Il manicomio di Mount Massive, chiuso nel 1971 per uno scandalo messo a tacere dal governo, ha riaperto con il nome di Clinica Psichiatrica Markov nel 2009, sotto l'egida di un'organizzazione umanitaria. A 1,5 km dall'ospedale, il cellulare ha perso il segnale. Più che un problema di copertura, sembra quasi che qualcosa creasse delle interferenze. La Markov Corporation è abile nel mascherare i propri profitti sotto la voce beneficenza. Però non si era mai spinta a operare in territorio americano. Non so cosa pensi di ottenere da questo posto, ma deve essere qualcosa di grosso. Magari questa storia mi permetterà finalmente di mostrare al mondo la vera faccia di questi bastardi. Ok, beh, proviamo la porta principale, anche se me puzza. Che cazzo? Cos'è sta roba? Sembra quasi un... Beh, è un blindato? No, ci sono tre blindati qua! Iniziamo bene. Ovviamente qua è chiuso. Quindi dobbiamo trovare un'entrata alternativa. Ok. Ecco, facciamoci, passiamo di qua allora. Ok, oh, c'è anche lo zoom, figata. Vediamo se questa si apre. Oh. No, anche questa è chiusa. La visione potrebbe essere un attimino troppo veloce. Quando la videocamera è accesa puoi registrare. Puoi ingrandire o ridurre la visuale. Eh sì, l'ho già scoperto. Però grazie. Ok, non credo di poter salire sotto. Beh sì, effettivamente. Ah, vedimo. Avrò modo di arrivare. Probabilmente ci sarà modo di arrivare. Alla finestra aperta che ho visto prima zoomando. Yes. Come attivo la night vision? F. Ah, grazie. Non mette nessunissima attenzione questa cosa qui. Va là. Sto benissimo. Ok. Minchia. Vabbè, direi che di lì non posso andare, quindi... Vaffancuore! Cioè, come
Come cazzo fanno a tipo fare quel rumore lì? Vaffanculo. Fatemi dire, no, un infarto, peso. Io mi accovaccio. Giù tranquillino. Macchie di sangue un po' ovunque. Cosa abbiamo qui? Senza senso la mouse per raccogliere. Ok. Con te posso interagire? No. C'è possibilmente qualcos'altro? No. Ok. Perché dovrei voler chiudere la porta? Beh, questa magari la chiudiamo. Giusto perché. Sarebbe stato carino poterla chiudere piano. Nuovo documento raccolto. Clinica psichiatrica Markov. Progetto Wallrider. Mount Massive Seal. Numero di protocollo 174. Iniziale del paziente WPH. Billy. Data del consulto 14-10-2012. Data di inizio dei consulti 12-4-2009. Minchia. Età del paziente 19, sesso maschile, redattore del referto dottor Carl Hanson. Dettato non riletto. Ok. Stato della terapia. Il paziente afferma di essere in grado di condizionare i propri sogni. L'attività del motore morfogenico è a livelli senza precedenti. Si prosegue con la fase 4 di somministrazione di ormoni. Diagnosi. La spirometria non ha rivelato accumuli nei bronchi. La centrifuga degli ematocriti non è riuscita nemmeno stavolta a separare gli eritrociti. È molto preoccupante. Lo scanner della risonanza magnetica ha rivelato. Ha rivelato un ciclo REM-NREM irregolare. Il paziente ha riso mentre si trovava nella fase NREM. Note sul colloquio. Bill ha chiesto a che punto fosse la causa intentata da sua madre contro la Markov. E la clinica psichiatrica. Si configura una catastrofica falla della sicurezza, nonostante Billy affermi di essere venuto a conoscenza nei sogni sanguinari del dottor Trager. Nota, l'unico Trager nei registri della società, un certo Richard Trager, è un dirigente del reparto ricerca e sviluppo della Markov. È necessario interrogare tutti i collaboratori e il personale di sicurezza. Inoltre, si dovrà migliorare la videosorveglianza in modo che includa anche l'analisi della biometria. Clinica psichiatrica Markov, progetto Wallrider, Mount Massive Seal. Sì, la musica in questo gioco mi sta già facendo accapponare la pelle. C'erano già queste impronte prima. Ok, io vado dall'altra parte. Cosa cazzo sta succedendo qua? Ok, cioè lo so che questo è un gioco horror, però zio porcello. Ok, questa è chiusa. E anche questa è chiusa, vabbè. La mia unica possibilità e salire qua sopra. Cazzo? Porco.
Vaffanculo, va. Cosa cazzo? Qua ci sono più cadaveri che gente viva. Beh, mi sembra un ottimo consiglio. Cercherò di seguirlo. Tutto bene. Non ho più palle idee dove sia l'uscita, però. Porco boia, che cazzo ci hanno fatto? Ah! Ick. Schifo, schifo. Cazzo. Ok, quella lì era hall. Bloccato. Ma posso passare? Oh, che cazzo sei tu? Cosa cazzo era esattamente? Tu chi saresti? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Dio misericordioso, mi ha inviato un apostolo. Abbi cura di te, figliolo. Ha ricevuto una missione. Cosa cazzo sta succedendo qua? Nuovo obiettivo, fuggire dal manicomio. C'è dei comandi della sicurezza per sbloccare le porte principali. L'elenco degli obiettivi viene aggiornato nel tuo taccuino da reporter. Tab. Beh, Spero che abbia fatto un bel salvataggio automatico perché ho intenzione di chiudere qui questo primo episodio. Vi sto già cagando in mano e non è successo quasi niente. Per cui sarà divertente vedere come riesco ad andare avanti in questo gioco. Estremamente interessante per ora. Mi piace l'idea di non essere un combattente, solo poter scappare, nascondermi o morire. Nonostante sia, crei un sacco di tensione, ma è proprio quello il bello. In ogni caso, spero vi siate divertiti e abbiate apprezzato il video. Se questo fosse il caso, sentitevi liberi di mettere un like e di condividere il video. Vi invito anche a fare un pensierino a diventare subscriber del canale in modo da rimanere sempre aggiornati su quando esce un nuovo video, che cosa faccio, che cosa non faccio. Fra l'altro, se volete altri modi per seguirmi e ottenere ancora più informazioni,
Nella descrizione del video qua sotto ci sono i link ai miei social network, quindi Twitter, Facebook e Instagram. Cerco sempre di tenerli più o meno aggiornati con novità e Proclaim the Gospel. Ok. Novità e ho fatto anche alcuni sondaggi su Twitter. Se le cose dovessero andare bene, inizierò a farne anche in italiano. E in ogni caso, se volete, mettetemi in contatto con me. Fatemi sapere cosa ne pensate del canale, del gioco, di come lo gioco. Nei commenti qua sotto, sotto la descrizione che sta sotto al video. E niente. Grazie ancora a tutti della visione. E ci vediamo presto. Ciao!